La più cordiale buonasera con il torneo femminile di Serie D. Lanzio Lavinio ospita il Cisco Roma dopo il mezzo passo falso della formazione allenata da Mauro Fontemaggi la scorsa settimana, un 2-2 finale che ha un po' rallentato la corsa delle neroniane che questa sera tornano in casa ospitando il Cisco Roma. Intanto parte proprio in questi istanti il confronto di gara. Danella si cerca lo spazio sulla destra, poi la rimette in mezzo, arriva dalle retrovie Mastro Francesco, recupera il tiro ribattuto e si salva un po' come può. Il possesso della sfera, se ne va intanto Berrino, cerca lo spazio, la possibilità, anche la conclusione, la battuta a rete, la risposta da parte di Iavarone, sfera in out di destra, Ruzza in porta direttamente, sembra che l'ha toccata. È proprio così, arriva il primo gol senza tanti sussulti, scambia ancora. Poi il retropassaggio all'indietro viene fuori, si distende il Cisco con Sutera, esce Danella, ci prova, dalla possibilità, invece preferisce dare ad Aiello, la giocatrice che comunque ha uno score molto importante in questa stagione. Il tiro, la risposta da parte di Gianni, battone, viene avanti, fa tutto da sola, poi serve per Coletta, c'è il gol, bellissimo lo scambio e c'è il raddoppio da parte del Lanzio Lavinio, contesa con il Cisco Roma, ancora battone che recupera pallone, lo spazio per Aiello, il tiro di prima intenzione, c'è il gol, pallone non trattenuto da Gianni, arriva la doppietta personale di Vattone a distanza, l'avversaria gli va a soffiare il pallone, la palla, tiro, il gol, la grande fiondata da parte di Cimpuriano. Vattone, ancora Vattone, va a soffiare il pallone, il tiro, Vattone avanza, passa la linea media del campo, Cimpuriano, Aiello, gol a parte di Aiello. Gianni che fa terminare la palla in out, quindi calcio d'angolo, Cimpuriano all'indietro, Aiello carica il tiro, rete, il gol di Aiello. Ruzza, Aiello, il tiro, va a fil di palo, mette il pallone fuori, Ruzza, il tiro, Todisco, lo scambio con Mastro Francesco, Ruzza, nulla di fatto, rimbastisce la Cisco con Berrino, il diagonale, esce Iavarone e poi il bellissimo gol, va a recuperare il pallone Todisco, la palla messa in mezzo, nulla di fatto per Vattone per Mastro Francesco, prova a girarsi, il tiro, è bellissimo il gol da parte di Mastro Francesco, che a uno contro una formazione veramente in forte difficoltà, intanto c'è il tiro e c'è anche il gol dopo neanche un minuto. Passa la messa giù da Mastro Francesco, avanza la parte per vie centrali, lo scambio con Mantese, poi il tiro di Mastro Francesco, la palla messa indietro, Vattone lotta con il mancino, con la Santa invece allontana, Mantese, Vattone, il tiro, la rasoiata e c'è il gol da parte di Vattone, Berrino, palla soffiata da Aiello e se ne va, nulla di fatto, respinge, c'è poi il gol ancora del Lanzio Lavinio, Ruzza ancora con Aiello, lo scambio, se ne va in mezzo, il tiro sotto il 7, all'indietro per Aiello, Aiello il tiro, botta sicura a rimettere in gioco, all'indietro per Aiello, si accentra, poi Ruzza, il tiro, il gol di Ruzza, Aiello, Martino carica il tiro, c'è il gol di Martino, Ruzza, Aiello carica il tiro, la traversa, gli dice di no,
scambio con Cimpureano, Aiello si defila, Coletta sola, El Tapin vincente questa volta da parte di Vanessa Coletta. Martino, Vattone, il tiro di Vattone, c'è il gol, lo riesce a fare molto bene, poi palla al servizio, la palla che arriva dalle parti di Cimpureano, il tiro, ormai sembra che ogni tiro finisca in rete, neanche un fallo, finisce qui, Lanzio Lavinio batte la Cisco Roma per 17-1.